Ma bentornati a Lady Soprano, sempre in diretta dal centro storico di Bologna, via Belle Arti. Ah, io sono un po' triste però, Domenico, perché presentiamo l'ultimo piatto. L'ultimo piatto, sì, il dessert. Allora, c'è una panna cotta al pistacchio. La mia preferita. Molto buona, sì. Poi un mascarpone ai frutti di bosco. Sì. E un tiramisù, sempre della mamma. Domenico, però io prima di salutarti, io voglio, ragazzi, facciamo un bel applauso a Domenico, perché non lo rivedremo più. Bravo Domenico! Ci siamo! Ragazzi, di solito si dice non c'è due senza tre. Speriamo che ci inviti anche un'altra volta. Sì. E io a tutti gli amici, visto che sono in tante città che ci seguono, io vi chiedo questa cortesia, ve ne chiedo poche, no? Visto che un amico si mangia benissimo ed è un posto stupendo, nel pieno centro storico di Bologna, venite in via Belle Arti al 14, al 14, a Bologna, e troverete un amico e tante persone che vogliono farvi star bene, vero? Bene. Grazie. Grazie. Sì, grazie. Bene, alla prossima. Però continuiamo, signora Piatti, con i nostri. Ho detto ingegnere. Piatti. La posso baciare. Ho detto signora Piatti, ho detto. Ma sì, la signora Piatti sarà la sua vicina di casa, guardi, esatto, con la gran cialtrona, guardi. Allora, ingegnere. Signora Piatti, però c'è un messaggio troppo carino che la riguarda un po' lei e anche un po' Dan, e dice: "Volevo sapere che intimo usano le ragazze, escluso i Pozzo Ginori che avete in studio." Senta, perché, guardi, i Pozzo Ginori riferito al cesso. Senta, guardi, vengo ad aggiustarle il tubo che perde, guardi, se mi fa questo commento. No, a parte gli scherzi, lei che intimo usa? Signora? Guardi, io uso niente, io sono natura. Anche d'inverno? Sì, sempre, perché così ci sono pronto all'uso. Sì, sì. Vabbè. Secondo me usa soltanto due gocce di profumo. Profumi de merg. Brava. Ma dimmi una cosa, Rosy, tu che intimo usi? Ecco. Sì, seria adesso. Però voglio che mi rispondi sinceramente. Ma non è che posso svelarmi così, intimo nero di pizzo. È il mio preferito, è l'autoreggente, non so come mai, mi è sempre piaciuto. Perché lei è un gran maiale, scusi. Secondo lei io sto sempre. Ma mi dica una cosa, signor Dan, negli Stati Uniti avete le stesse usanze di abbigliamento come c'è in Italia o c'è un look diverso? No, nell'intimo, nell'abbigliamento normale, non lo so. Oh, completamente diverso, sì, sicuro, sì. Ma è vero che le donne americane sono molto grasse? I uomini, uomini in America, tanti usano i boxer. Boxer. Boxer, anche quelle vita bassa, un po' esagerata, sì, un po' troppo bassa, però sono quasi tutte. Sono più belle le donne italiane o quelle americane? Mi raccomando, dai. Preferisco le italiane, dai. Sì, più belle, sono più belle. Ma è vero questo mito dell'uomo? Per quello mi sono anche innamorato d'Italia. No, tu sei alto e magro, ma è vero il mito dell'americano grasso? Cioè, gli americani mediamente sono molto grassi, nei film oppure nei documentari? Sì, 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 c'è. Sì. Sicuramente qualche chilo in più ce ne sono, ma il nostro modo di mangiare già ci cede qualcosa in più. Senta, Dan, l'ultima domanda, Dan, ma tua moglie è italiana o americana? Mia moglie è italiana. Dica, signora Patti. Ma gli americani ce l'hanno piccolo. Non è vero, non è vero, guardi. Io sono stato con un americano, guarda che... È impossibile. Era del Nord Dakota. Era italiana del Sud, guardi. Non come. Stefano, ho fatto un giro per Bologna con Dan. Tu non hai idea gli occhi delle donne. Sì, se lo mangiava. Sì. Però c'è il mito a Bologna. Io posso dire una cosa, Francesca, non so se tu condividi. Io ho notato, ma al di là di Dan Gay, che lui è anche un personaggio famoso, però io ho anche un mio amico che è di colore, ho notato che la donna italiana, soprattutto di mezza età, impazzisce per l'uomo di colore. Le ragazze forse un po' meno, però la donna di mezza età impazzisce. Eh beh, sai, è un po' la novità, è un po' il non quotidiano, quindi sicuramente... Proprio, scusi, razzista in massimo. Aspetta. Sono una... abbiamo anche un messaggio serio, ragazzi. È un evento. È un evento. È un evento. È un evento. Sono una mamma bolognese. Faccio un appello a Stefano. Accidenti. Chiedi alla cancelliere, come se io fossi in rapporto col sindaco diretto, di togliere la prostituzione dalle strade. No. Gian, del pomeriggio è uno schifo, però questa volta ha ragione. No, guardi, sono contrario. Perché la prostituzione? Ingegnere, scusi, mi ha tirato un coso nella testa. La cancelliere mi ingrifa un po'. Lo so, perché a lei piace, devo dire la verità. No, mi dica. Non lo sapere. No, è vero. Cosa? È vero che bisogna togliere la prostituzione.
Sto parlando io, non la signora Patti. Ma fate fa un casino qua dietro che voi non vi immaginate. No. Signora Patti, mi scusi, ma questa volta mi unisco alla cancellieri. Scusate, amici da casa, la signora Patti ha fatto la puzzetta. Voi non avete idea, guarda, di quello che succede. Io, guarda, al limite ma non si può lavorare così. No, guarda, assolutamente, al limite faccio un ruttino. Esatto. Guarda, perché guarda con quello che sto mangiando. Però guarda, profumano di fiori di loto. Sa di fiori di loto, perché guardi, è una cosa proprio, signori, un'escrescenza. Io chiedo al proprietario di Sette Gol di intervenire. Guarda. Sicuramente no, noi non capiamo. Sì. No, voi non capite, però voi fate il basso. Le persone che stanno lì veramente a lavorare lì. Le situazioni no, scusa, a lavorare disastrose. Dove? Scusi, è inutile che mi prendo. No, è vero, però ci sono le situazioni che noi non possiamo capire, no, sicuro. No, no, guardi, cioè, scusi, mi dai il microfono, che sennò non si sente da casa. Ma ha detto che, guardi, io sono una da viale, praticamente. Scusate, amici da casa. Abbiamo avuto un problema tecnico, però qua dietro l'ha fatto dopo che ha fatto il suo. No, ma in realtà noi abbiamo ricordato questo bellissimo posto, il Belle Arti, soltanto per il cibo, ma ricordiamolo anche per quello che ci dà da bere, che è buonissimo. Signora Patti, no, però Patti scherzi, no, torniamo un attimo in realtà. No, perché torniamo. Noi scherziamo sempre, però c'è un problema con la prostituzione. No, basta scherzare, non si può sempre ridere, signora Patti. Un attimo. Bisogna piangere. Se lei avesse una figlia in strada, sarebbe contenta. Sarei felice, guarda, almeno guadagni qualcosa. Però quando donne pomeriggio stanno dicendo no, perché deve fare un part time, guardi, un pomeriggio deve fare un part time. No, se mi permette, no, scusa, si vada a prendere l'aperitivo da Tonarini. Esatto, bravo. Esatto. No, ragazzi, un attimo, ricompagniamoci un attimo. Sono da casa, non capisco niente. Ritornando appunto al messaggio che ci è arrivato, no, pensavo alla proposta che ha fatto in diretta. Non si può lavorare così. Io chiedo l'intervento dell'autority, da garante. Oggi pomeriggio alle 2:30 sono passata davanti al Medusa in zona Fiera. Sì. E c'erano due che aspettavano l'autobus. Sì. E sicuramente c'è anche per i bambini, sono molto scollacciate. Scusi. Quindi no, un attimo, ma posso parlare, scusi, un attimo. Uno dei due ero io, scusi, se mi permette. Però io voglio, però io voglio dire se lei è un parente veramente. No, se scherzo, no. Patti, ma è un problema serio. Cosa vuoi scherzare? Scusi, è un momento di crisi, secondo me. Sei guadagni di 6-7 mila euro al mese, ma io sono contento. Anche 8 è mio amico. Esatto. Ma io sono felice, scusi. No, che insegna... dare una mano, scusi, guarda. Che insegnamento diamo nelle famiglie a casa? No, scusi. Infatti ci stanno guardando mamme, bambini. I bambini che camminano in mezzo alla strada vedono una signorina non sta bene, e poi non sta bene per noi ragazze che siamo alla fermata del pullman. E allora siete degli ipocriti, perché dovete fare dei quartieri apposta, perché siete dei grandi ipocriti. Però ti faccio una domanda, ma Patti, le case chiuse, e te la faccio anche d'accordo. A te, Rosy. Però Rosy ha ragione. Dimmi. Però gli dico anche, io ho fatto anche delle interviste per lavoro con loro, quasi tutte hanno il protettore. Cioè uno pensa che la ragazza, esatto, che prostituisce in strada, esatto, sia così che va lì oggi, oh, voglio guadagnare 2000 euro. Lei non è andata in strada, ma è andata in casa. No, cioè, io credo che ma basta, la signora Patti. Però è vero un po', cioè, preferisci sei. Stefano, io credo che la signora Patti sia una delle poche consenzienti a fare questo lavoro. Sì, ora, però, seriamente, ragazzi, ci sono. No, è vero, non è vero. Scusi, la signora Patti, andate in casa. Scusi, ma che chiusa, signora Patti, mi scusi, serio, ma non si può parlare di un argomento così serio così. Dopo che lei ne ha fatte una che c'è ancora qua dietro, mi sembra di essere delle foglie Calcutta qua dietro. Io faccio soltanto delle altre cose. No, leggiamo un altro sms perché non ce la possiamo fare. Le chiedo scusa, signor Dan, guardi. Ma allora, un messaggio per Dan. Sono un papà di un ragazzino di 6 anni. Vorrei avviarlo al basket. Cosa mi consiglia Dan? Leo da Bologna. Si può già iniziare a giocare a basket così presto a 6 anni? Come no? Si comincia già a imparare. Ma tu quando palleggiare inizia? Soprattutto. Tu quando inizia? Perché conosco, io ho 8-9 anni ho cominciato, sì. Sicuramente anche più piccolo solo per avere la palla, ma di allenare proprio, perché in America ci sono le scuole già, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, che ci sono già le strutture, organizzazione per pallacanestro. Allora cominci già da piccolo, certo, che giochiamo già alla scuola elementare contro scuole elementari in America. Non è molto bello, non è così. Ma una roba che porta 2000 persone, sì, perché sono tutti genitori, amici, nonni, tutti, ma sono robe che è da niente, che portano molto. Ma dimmi una cosa, Dana, tu quando è che hai capito veramente che dici adesso sono arrivato al successo? Quando hai capito proprio, dico cavoli, però non immaginavo mai che sarei arrivato qua. Sicuramente dopo qualche anno che sono arrivato in Italia. Quando eri su Cantù?
Cantù Benetton, ho cominciato a capire, perché come giocatore, come imparando a giocare a pallacanestro, perché sono uscito dall'università che non c'erano tante cose che sapevo fare, come ho imparato i primi 2-3 anni qua quando ero in Italia. Allora mi è andato anno per anno di imparare una cosa in più, allora ho cominciato a crescere il mio gioco, capire il pallacanestro anche di più, perché l'università è un posto dove non insegnano tanto pallacanestro adesso, certo, tanto di correre, saltare, fare dei numeri, ma vivi a giocare in Europa dove ci vuole un po' più tecnica, fare i movimenti, fare le cose, non è molto facile. La signora Patti sta ascoltando veramente. Allora, anche perché mia cugina, guardi, io ho una cugina che si è accorta quando era veramente importante, quando ha guadagnato i primi 2000 euro, in mezzo alla strada, guardi. Però se no, dicevi, scusami. Ma niente, praticamente io ero contraria al discorso delle prostitute in mezzo alla strada e tutto quanto. Però che qui parliamo dei bambini in strada, io non capisco più niente stasera, guarda. C'è l'assistente di studio che continua a farmi così, non capisco che problemi abbia stasera. Ma vuole che ci alziamo, che salutiamo. Che ci alziamo. Ma ragazzi, posso dirvi una cosa, che mi avete fatto divertire così tanto queste 2 settimane. Grazie, guarda, grazie. Io però voglio far vedere una cosa, ci alziamo tutti in piedi, così il nostro pubblico da casa vedrà quanto è alto il conduttore. Agli steroidi, ingegnere. Ragazzi, facciamo un bel applauso tutti insieme a questa bella trasmissione e soprattutto ad un ospite che spero di rivedere, Dan. Speriamo. In queste puntate. È un super applauso. Ti sei divertito? Tornerò. Sei sicuro? Sì, sicuro. Bravo Dan! Bravo! È un super applauso alla nostra Francesca da Loiano, che rivedremo la prossima settimana. Dove fanno l'olio. Sì, e anche le bronzine. Il nostro Dan Gay da Via San Felice. Bravo! Il campione italiano. A Cerco Casi via San Felice. Esatto, sì. Suonare Serroni a 5, grazie. E la signora Patti. Grazie. La nostra Rosy, ringrazio voi che ogni settimana ci accompagnate in questo viaggio che si chiama L'invito a pranzo, a sabato prossimo 12:35. Grazie ingegnere. Sette volte, sette, ragazzi, l'invito a pranzo.